Un attimo, okay. Solo. Ci siamo? No, sì. Un attimo. Facciamo inizio. Okay. Un attimo. Vado? No. Ci siamo? I divani saranno buoni, ma le vortici. Vai! Ok. Auguri, grazie. Auguri, speriamo che sia veramente la vita che ti ha. Già lustro dal territorio, ma soprattutto per la vostra azienda. La signora no. A differenza di io adesso ecco, parliamo di quelli che sono i particolari che poi valorizzano tutto diciamo l'intero disegno. Sì, allora i particolari sono delle colonne che in realtà sono diventate delle lampade, vere e proprie lampade, della pietra stampata al muro, delle farfalle disegnate al tetto, ma la cosa bella e fondamentale è la luce, proprio lo studio illuminotecnico della luce, cioè creare l'ambiente casa con luce calda e luce fredda. Lo stile italiano, il valore della qualità, Eracle Sofà. Sì, è questo quello che diciamo ci contraddistingue. È un prodotto fatto interamente in Calabria, con diciamo dai mastri artigiani, prodotti di altra qualità e 7 anni di garanzia. E questo è il messaggio che vuole mandare Eracle Sofà, cioè dare la possibilità ai calabresi di avere un prodotto di alta qualità ad un costo di produzione. Ecco, perché Reggio Calabria? Guardi, il Reggio Calabria innanzitutto secondo noi è diciamo la parte più fondamentale della Calabria, sarà lo sviluppo futuro e in più una bella vetrina per noi. Poi è l'unica città calabrese ad avere 200.000 abitanti, quindi solo per questo è stato anche questo un motivo di interesse. Un notevole investimento dell'azienda, quindi cosa vi aspettate da questo investimento? Diciamo che più che aspettare sappiamo già, perché sono anni che noi siamo già presenti sul mercato cittadino avendo un altro negozio a Santa Caterina, ci aspettiamo di continuare questa avventura e di regalare tanta comodità a tutti. Bene, grazie. Chi è Eracle Sofà? Ne parliamo col direttore commerciale. Beh, chi è Eracle Sofà? Eracle Sofà non c'è crescita senza qualità. Ecco, in questa frase è racchiusa un po' l'anima della Eracle Sofà, che è un'azienda produttrice di divani, puff e letti. Produce da oltre un ventennio, comunque prodotti ineccepibili, curati in ogni minimo dettaglio. Questo frutto di una costante ricerca e sviluppo. La Eracle Sofà si trova in Calabria, nel distretto di Isola Capo Rizzuto, dove ha iniziato prima per conto terzi, per grandi brand, sempre nel settore analogo, e oggi col marchio proprio, dove ha totalizzato ben 30 punti vendita in così breve tempo. Qual è la formula di questo successo? La formula del successo è un mix di management attento e aggressivo, un personale altamente qualificato, una manifattura artigianale, prodotti selezionatissimi accompagnati da certificati ministeriali e non ultimo il passaggio diretto tra produttore e consumatore che abbatte di non poco i prezzi all'utenza finale. Insomma, alla fine il motto di Eracle Sofà è che non c'è crescita senza qualità, per cui mira soprattutto alla soddisfazione e alla realizzazione di ogni prodotto come se fosse l'unico. Grazie. Insieme col sindaco Giuseppe Raffa, quest'oggi per parlare di politica vera, di politica e di economia del territorio, qui a Pellaro apre Eracle Sofà. Quindi un'azienda che viene da fuori, adesso questo è il 30° punto che viene per così dire attivato. In una situazione di crisi economica, paradossalmente Eracle Sofà va in controtendenza, investe perché crede probabilmente nel rilancio dell'economia e probabilmente perché crede nella città di Reggio Calabria. Che ne dice lei?
No, questo è un motivo di soddisfazione insieme a tutti gli altri che nascono da questa inaugurazione, che delle imprese investono su questo territorio è sinonimo di una società che ha delle prospettive culturali e perché no anche economiche. Poi Eracle Sofà ha una forte tradizione nella produzione del pellame, nella lavorazione del pellame, che parte da Crotone, come dicevamo prima, per estendersi su tutta la Calabria con 30 punti vendita. Già nella provincia di Reggio, come dicevamo prima, ce ne sono circa 3, quindi su questo io ritengo che è un'azienda in espansione, che offre prodotti di qualità, ma che soprattutto offre diciamo, delle opportunità occupazionali per i quanti che si vogliono misurare con questa attività. Io dico, questi sono segnali positivi, di un fermento positivo, che bisogna essere anche che sia alimentato anche poi da una sana politica sulla quale noi ci stiamo impegnando. I knew a man, Bojangles, and he danced for you. In worn-out shoes, with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. He would do the old soft shoe. He could jump so high, jump so high, and then he'd lightly touch down. Met him in a cell in New Orleans, I was. Well, I was down and out. He looked to me to be the very eyes of age. As he spoke right out, talked of life. Lord, he talked of life. Laughed, slapped his leg a step. He said his name was Bojangles. Then he danced a lick right across the cell. He grabbed his pants, took a better stance, jumped up high. That's when he clicked his heels. Then he let go a laugh. Lord, he let go a laugh. Shook back his clothes all around. That was Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Lord, he could dance. He told me of the times he worked for minstrel shows, traveling throughout the South. He spoke with tears of 15 years, how his dog and he, they just traveled about. But his dog up and died, dog up and died. And after 20 years he still grieved. He said, I dance now at every chance in honky-tonks, for my drinks and tips. But most of the time I spend behind these county bars. You see, son, I drinks a bit. Then he shook his head. Lord, when he shook his head,
I could swear I heard someone say please. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, come back and dance, 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 please dance. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, dance. Why can't you come back and dance? Please, Bojangles, dance. Again, Bojangles.